dottore Samancini, abbiamo parlato di questo libro bello e importante, Young Europe, scritto da un vostro ormai collega d'onorem, diciamo così, da Matteo Vicino, un libro che parla ai ragazzi direttamente, così come parlano direttamente ai ragazzi e non in questo spot, e poi continueremo a vederne altri. Lei proprio questa mattina mi leggeva una lettera che è arrivata da una ragazza che non aveva fatto niente per cadere all'interno di un incidente, proprio si era comportata bene. Sì, è una lettera che ha colpito al cuore anche chi, come noi, si occupa di sicurezza stradale da tanti anni. Non si fa l'abitudine a sentire certe storie che colpiscono al cuore. Io, con il tuo permesso, Paola, certo, l'ho portata, certo, e certo, leggerei qualche brano di questa testimonianza di Eleonora. Anni fa ho fatto un brutto frontale in macchina. Un cretino si è chinato 1 o 2 secondi per riprendere il cellulare, finitogli sotto il sedile, e ci è venuto incontro. Io mi sono fracassata ben benino, sono stata mesi in ospedale da un reparto all'altro. Trauma cranico, fratture scomposte in ogni dove, orbite degli occhi sfondate e tanti altri simpatici fastidi. Avevo la cintura di sicurezza, altrimenti non credo che sarei qui a raccontarlo. Io da allora non sono mai più tornata come prima, dentro e fuori. L'incidente lo feci a Natale. Quando ripresi coscienza e continuavo ad operarmi, chiedevo sempre di essere fotografata. I miei credevano fossi matta, ma è che non volevo dimenticare. C'è una frase nel libro di Matteo Vicino che ogni volta che la leggo mi fa venire da piangere, ma che non può capire nessuno, neanche mia madre, che mi ama più della sua vita. Ma dai, in città la cintura si può anche non mettere, che può capire solo qualcuno che le ha vissute certe cose. Poi continua con i ringraziamenti all'autore del libro. Noi lo ricordiamo ancora una volta questo libro, ma tanto ne parleremo ancora prossimamente. Young Europe, queste fotografie che sono passate, sono le foto di Eleonora. Le foto di Eleonora come oggi, una ragazza che ha ritrovato e riconquistato bellezza, sicuramente esteriore ed interiore, ma una ragazza che giustamente dice: io non sono più la stessa da quando questo incidente è accaduto, e non aveva fatto proprio nulla, lo ribadiamo ancora una volta, perché questo incidente avvenisse, ecco, non c'era stato nessun comportamento extra, nessun comportamento esagerato che potesse provocare un incidente. Quindi quello che diceva l'ingegner Schintu è che pochi secondi di distrazione sono centinaia di metri che corrono sull'asfalto mentre siamo distratti, e può capitare di fare un frontale con un'altra auto che viaggia regolarmente con le cinture di sicurezza, e quest'auto può contenere persone a cui la vita viene cambiata definitivamente. Realizzati dalla polizia stradale, un buon comportamento spiegato direttamente dai poliziotti, ovviamente, come sempre, una donna e un uomo. Vediamo. Siamo partiti. Alla guida della nostra macchina manteniamo una velocità moderata, e questo al di là dei vari limiti che incontreremo lungo la strada. Dobbiamo essere, infatti, sempre in grado di fermare il nostro veicolo in qualsiasi situazione. Sulla strada, noi non siamo da soli. Una delle principali cause di incidente è infatti la velocità, e la velocità è sicuramente quella che può provocare più danni in caso di incidente. Questi sono i motivi per cui ci impegniamo tantissimo nel controllo della velocità, dal sistema degli autovelox al sistema dei tutor, che hanno dimezzato gli incidenti mortali nei tratti in cui sono in funzione. Pioggia, gallerie, scarsa visibilità. Queste sono tutte situazioni in cui dobbiamo rallentare, perché il controllo della nostra macchina diventa più critico, meno sicuro. La strada non è una pista e il nostro viaggio non è una corsa. Perché accelerare quindi per arrivare qualche minuto prima? Non ne vale la pena. Buone vacanze. Noi siamo con voi. Noi siamo con voi, la Polizia Stradale è sempre con voi.